Derby, Loreto Porto Recanati non delude le attese della vigilia, vince con merito il Loreto, quarto KO esterno per gli arancioni, Aurora Treia, Vismacerata, Folgore Faderone e Loreto, le tappe in negativo. Una sconfitta che ha deluso il tecnico del Porto Recanati, Damiano Morra. Il campionato di promozione è un campionato di corsa, un campionato di sacrificio, un campionato dove bisogna lottare su ogni tipo di pallone. Se non si capisce questa cosa, le partite non le si vincono. È un campionato di promozione, di sacrificio, non c'è niente da fare, bisogna ricorrere ai palloni, contrastare. Se noi o altre squadre giocano tic-tac in questi campionati si fa difficoltà. Sì, siamo stati compassati in mezzo al campo, abbiamo verticalizzato poco, ogni volta che abbiamo messo palla su non l'abbiamo tenuta. Insomma, una sconfitta amara che probabilmente la si poteva, con un po' più di voglia, la si poteva pareggiare. Al primo Tartufoli, punizione da sinistra, Guerrini smanaccia allontanando la sfera. Al quarto Porto Recanati con lo stesso Tartufoli da destra mette in area un pallone quando va invitante. Nessuno è pronto tra gli arancioni per la deviazione vincente. Loreto comincia a macinare gioco, spinge con Saraceni ottavo vicino al gol che arriva al decimo da sinistra Brandoni, vita facile per il cross all'altezza del secondo palo. Colpo di testa del libero, non di ruolo ma di fatto Saraceni, gol, vantaggio del Loreto. Quindicesimo, subisce fallo al limite Tartufoli, calcia lo stesso giocatore, la barriera respinge, Caffo rimane per un attimo a terra stordito. Ventesimo, bella la giocata di Tartufoli ma non sa concretizzarla, ci prova Caffo dal limite, pallone che supera abbondantemente la traversa. Il tempo scorre inesorabile, il Porto Recanati non riesce a trovare l'affondo vincente, Loreto sta al gioco. Quarantesimo, calcia una punizione Tartufoli per un fallo subito dallo stesso giocatore, pallone centrale dai 20 metri regala solo l'illusione del gol che non arriva. La ripresa si avvia con le due squadre che non mutano l'assetto tattico, squadre che si allungano. Al settimo erroraccio di Baiocco sulla corsia di sinistra, via libera per Caffo che non sa sfruttare, si blocca Agus costretto ad uscire, l'ingresso di Serangeli sembra dare un certo ordine alla manovra, Loreto concede campo al Porto Recanati. Ventesimo, occasione Porto Recanati con Tartufoli, il migliore degli arancioni mette in area un pallone d'oro che Emanuele Gasparini non sfrutta, Loreto dice grazie. 26, Luca Morra rivela pallone, continuano i ritmi lenti del Porto Recanati che favoriscono chiaramente la squadra di casa. 33esimo, grande Castorani sulla conclusione di Pantone da sinistra. 37esimo, Caffo da destra costruisce l'azione che mette Cotichelli nella condizione di concludere a rete, 2-0, un minuto dopo Morbidoni scheggia la traversa. 39esimo, gran tiro in diagonale senza fortuna. 44esimo, Pantone fa gridare il gol, esce Caffo per Cannuccia e la partita finisce qui. Il Porto Recanati è una grossa squadra, ci ha tenuto un po' sulle spine fino alla fine, però oggi c'era una grossa determinazione da parte dei ragazzi e volevano questa vittoria a tutti i costi, e anche se magari abbiamo dovuto fare a meno soprattutto in esperienza di qualche giocatore importante, chi è andato dentro non l'ha fatto assolutamente rimpiangere, a cominciare dal portiere. Comunque partita sicuramente importante, ma quali obiettivi per questo Loreto, mister? L'obiettivo è quello di inizio stagione, che era quello di fare un buon campionato, valorizzare i giovani del posto, quello che sto cercando di fare. Infatti questa società non ha preso nessun giocatore da fuori, pur sapendo che di giovani eravamo un pochino carenti perché avevamo solo gli allievi provinciali dell'anno scorso, però questi giocatori si stanno dando da fare, stanno crescendo di partita in partita. Abbiamo scoperto anche il portiere, complice l'assenza di Giulietti che è un grossissimo portiere, però anche questo si sta dando da fare, ha giocato 3 partite sempre bene, quindi direi che a livello di giovani stiamo crescendo bene. Poi è una salvezza tranquilla. Sì, è stata una bella vittoria, soprattutto perché venivamo da sconfitte consecutive, è stato importante. Poi un derby, quindi ci tengono tutti. Una partita praticamente che si prospettava molto difficile, invece avete dipanato nel modo migliore. Sì, siamo entrati in campo bene, come aveva detto il mister, e per fortuna non abbiamo avuto grosse difficoltà nel contrastarli. Loro sono una bella squadra, lo sapevamo, però noi abbiamo sempre fiducia ai nostri mezzi, siamo andati molto bene.
Ed in serata si concretizza la rivoluzione al Porto Recanati. Il presidente Arturo Maresca sostituisce il tecnico Damiano Morra, che a sua volta aveva preso il posto di Francesco Cantatore, con Matteo Possanzini, tecnico giovane che ha avuto anche un buon trascorso da giocatore. Tagliati 7 calciatori: Agus, Amadio, Avallone, Cannuccia, Castorani, Giulio Dori e Morbidoni. Si proseguirà con i ragazzi del settore giovanile, più qualche uomo più esperto a fare da collante.